dice il maresciallo maggiore De Poloni, responsabile della fanfara Cadore. Voglio un piccolo parere della giornata di Firenzuola. Beh, il parere è subito detto. Ho visto una moltitudine di gente, la soddisfazione è stata immensa perché è stata una cosa che non pensavo di trovare, perché in queste giornate così, specialmente nelle annali degli alpini, è difficile trovare tanta gente, anche nel periodo che siamo, perché in periodo di agosto siamo, sai che le ferie, questo e quell'altro, ci sono tante cose, purtroppo ho visto che è stata veramente una soddisfazione immensa essere qua con voi e io vi devo soltanto ringraziare per quello che avete fatto. Vi sarò riconoscente prima e anche quando me ne andrò in congedo, come ti ho detto, tu lo sai che io fra poco lascerò la brigata Calore, però ho promesso che verrò a ritrovarvi con la mia signora, penso di venire qui e di passarmi 2 giornate in compagnia di voi e di godermi queste giornate che siamo fatte insieme. Io vi ringrazio veramente di cuore e penso che voi altri di Firenzuola meritate veramente quello che avete fatto con una stima e un affetto di quello che la Cadore vi ha dato e vi darà sempre. Grazie infinite a tutti quanti voi. Io ti ringrazio di queste parole che hai detto, però vorrei che tu le potessi confermare e ritornare davvero anche da civile in mezzo a noi e sarai ben sempre ben accolto. E la soddisfazione più grossa che hai avuto oggi è stata quelle 3 parole che ha detto il generale comandante Papini. Quando io gli chiesi a Milano la fanfara per venire a Firenzuola, sì, hai sentito anche te, mando la fanfara a Firenzuola, a Firenze la mando. E oggi cosa ha detto? Si è ricreduto, dice. Si è ricreduto perché ha visto che qui veramente è stata una cosa grandissima, è stata una cosa meravigliosa. Noi, nelle nostre giornate, la fanfara, cioè specialmente i ragazzi, queste cose le sentono di cuore. Anche prima in piazza abbiamo suonato perché c'era della gente, è una moltitudine di gente. E questa è una grande soddisfazione, ma non solo per me che sono comandante e sono responsabile della fanfara, ma per loro perché loro vivono un anno di naja militare, dopodiché vanno in congedo. E sanno ben dire quello che hanno visto e quello che sentono dentro degli alpini. Questa è la testimonianza più grande che noi ti possiamo dare. Io ti ringrazio di nuovo, in particolar modo vorrei anche il sergente maggiore un piccolo parere da Fornasier, un attimo, così rimane il ricordo anche della sua voce, della sua testimonianza. E fino ad ora abbiamo parlato qui col maresciallo De Poloni e si gli è chiesto un parere della giornata di oggi. Vorrei tu dassi un parere, che anche te sei più giovane ancora, c'hai un po' da vivere sotto la naja, chiamiamola in questo sistema che è qui. E diciamo, le parole che mi ha ripagato più di tutti mi sembra siano state quelle del vostro generale comandante. Cosa ti è sembrato a te? Ma è una giornata meravigliosa, tantissima gente, bello, speriamo che ce ne siano altre giornate così, no? Io mi auguro ancora, come ho detto prima, al maresciallo De Poloni, perché lui ha detto che presto lascerà il servizio militare. Mi auguro che tu rimanga sempre te e che la brigata Cadore rimanga ancora in vita. Però voglio ancora una piccola testimonianza da te di sentirmi dire se c'è bisogno di una piccola spinta anche da parte di Pietro, di poterla dare se oggi o domani se avesse bisogno la fanfara. Guarda, io penso che Pietro è un ragazzo molto, molto in gamba, è un ragazzo che ha dato tutto e sta dando tutto alla fanfara della Cadore. Penso che proprio quando le chiederai a Pietro, penso che vedrai che non ti dirà mai di no. Se potrà aiutarti, ti aiuterà in tutti i modi e lo farà con una garanzia che come fosse, guarda, fra me e lui penso di essere due fratelli. Non esistono il grado, non esiste niente, ma esiste una fratellanza, un'amicizia e una cosa che mi lega a lui e anche agli altri colleghi, che forse. Penso che neanche i miei figli voglio bene come voglio bene a loro. E questo voglio e manterrò i rapporti con loro sia adesso sia in congedo, quando andrò veramente perché gli voglio bene e sono trovato molto bene con loro. Io vi ringrazio di queste parole e mi auguro di potersi rincontrare quanto prima. Diciamo a Firenzuola sarà difficile, però da altre parti, come vedete, siamo sempre in giro, noi siamo un po' Te l'ho giravaghi. ripetuto prima e te lo ripeto anche adesso, tornerò in borghese a trovarvi e resterò con voi 2 giorni, purché voi mi accettate anche se sono in borghese. Grazie. Quello non c'è bisogno di dirlo, di accettare. Lo sai da te come sei accettato qui fra noi, nella nostra famiglia alpina di Firenzuola. Io mi auguro di potersi rincontrare quanto prima e vi ringrazio di quello che avete fatto per noi. Ciao.